Ben ritrovati in compagnia di amici miei e dei romantici vagabondi che, come anticipato, da un anno si presentano con una nuova formazione. Troviamo sempre Mauro in compagnia non di Nando, bensì di Tamara, che non è la sua nuova fiamma. No, no, è mia figlia. È la figlia, certo, la figlia Tamara. Sono già arrivate parecchie telefonate, parecchie richieste di dediche, allora ricordiamo ancora tutti il nostro numero di telefono 803 0191 con il relativo prefisso. Potete chiamare per chiacchierare con i romantici vagabondi, magari volete porre loro delle domande, oppure per abbinare delle dediche alle canzoni che loro oggi ci proporranno. Il telefono squilla già. Pronto? Pronto, buongiorno. Ciao Sara. Buongiorno a lei. Telefono dall'Italia, dalla provincia di Varese. Dalla provincia di Varese, come si chiama? Antonio. Ascolta i romantici vagabondi, Antonio? Sì, io ho tutta la sua collezione, dal numero 17 numerato, poi anche le ultime due, la Chechina e la e Rural Folk. Insomma. Bene, bene, bene. Che cosa vuole chiedere a Mauro o a Tamara? No, vorrei chiedere se fanno le serate anche in Italia e dove anche. Se hanno in programma delle serate. Ma le dirò che in questo momento, caro amico, siamo un po' fermi, però quest'estate ho lavorato molto in zona Porlezza, lago di Porlezza, quelle zone lì abbiamo fatto una 10-12 serate. Poi faremo della pubblicità, dobbiamo fare qualcosa ancora a Rosengada di Porlezza e così più avanti, però in primavera penso. E volevo dire, Daniela non c'è più. Daniele purtroppo fa il professionista, come faceva una volta. Noi non siamo professionisti perché così, per tante cose, non l'abbiamo mai fatto e non lo facciamo nemmeno tuttora, così ecco. Per cui Daniele lui fa un po' il professionista in questo momento, lavora da solo due, tre elementi e si trova bene così. E l'ultimo vostro lavoro? L'ultimo nostro lavoro sarebbe quello della Moncecchina. Poi sono state rifatte dei live così, altre cassettine. Sì, amici miei anche dal vivo. Esatto, sì. Poi adesso noi abbiamo il programma, io con Tami, abbiamo un programma quest'inverno di fare qualcosa. Penso, se non per Natale, proprio prima primavera, riusciremo a darvi qualcosa di nuovo, ecco. Quindi grazie al Signore, sappiamo grazie. Che siete molto attesi anche in Italia. Grazie prego, per aver prego. Telefonato. Grazie. Arrivederci. Prego, ciao. Arrivederci, ciao. Buongiorno. Allora, Nando si è ritirato dal gruppo, non avete comunque litigato, no, diciamolo no, per tranquillizzare. No, per l'amor di Dio, no, non penso dopo 20 anni che ha si deciso dire, di no. smettere. Lui purtroppo aveva un attimino di problemi di salute, un paio d'anni fa ha avuto dei problemi, e poi visto che si suona, non tanto però, si suona molto lontano da casa, quasi sempre purtroppo, un po' così, e non se la sentiva di fare sempre le nottate, arrivare la mattina alle 4, alle 5, alle 6 di mattino, per cui ha dato un po' forfè, chiamiamolo così, e niente, comunque c'è un ottimo rapporto, siamo in amicizia, tutte queste robe qua, e non se la sente più di andare avanti come gruppo, ecco, per cui è entrata Tamara, che era entrata già da prima perché in mezzo ai due maschiacci ci stava bene, insomma, sì. E adesso è rimasta... Siamo rimasti noi due come cantanti con un gruppo di altri 5 elementi. Comunque Tamara, già prima di entrare a far parte del gruppo, seguivi il papà con Nando, eccetera. Sì, sì. Ormai sono cresciuta con la sua musica. Sei figlia unica? No, ho un fratello, ha 2 anni in meno, anche lui musicista. Viene a suonare, sì. Sì, è il batterista del gruppo, sì. Batterista del gruppo, sì. Sono proprio anche proprio lui. Una passione di famiglia? Sì, a quanto pare sì. È stata tramandata. È stata tramandata. Allora, avremo modo di chiacchierare ancora nel corso del pomeriggio, però i nostri telespettatori sono ansiosi di sentire la canzone che appunto sta riscuotendo tantissimo successo, soprattutto da noi nella Svizzera italiana, che è Amici miei, e l'ascoltiamo ancora nella versione con Nando. Sì. Bene, allora vi lascio con i romantici vagabondi e Amici miei, ma prima di farvi cantare mi fermo, mi ero dimenticata che sono arrivate tantissime dediche. E allora iniziamo con un buon compleanno a Daniela, da Dina, Paola, Carola e Moreno. A lei dedichiamo la canzone Amici miei. Auguri. Auguri. Auguroni anche da parte nostra. E poi alla mamma Gina, che si prepari per il 18 corrente. Quindi c'è in previsione qualche festeggiamento anche qui. Poi ancora Amici miei, da Sandra a Mario, con tanto amore.
E la nonna Norma invece dedica questa canzone al nipote Nicola. E per finire abbiamo ai nonni Luciana e Fernando dal nipotino Davide. E allora a tutti voi, amici miei, con i Romantici Vagabondi. Che c'è qualcuno accanto a te. Vivere non è sempre poesia. Quante domande senza un perché. Ma l'amicizia, sai, è una ricchezza. Continuiamo la nostra chiacchierata e vorrei chiedere a Amando, secondo lui, perché piace così tanto questa canzone? È diventata un fenomeno, almeno da noi. Ma io questa canzone qua sicuramente ero sicuro. Che sarebbe piaciuta? Ero sicuro perché sono parole molto semplici e molto orecchiabili alla gente, a tutta la gente, anche chi non è musicista o robe così. È una canzone semplice. Si secondo me, e visto che abbiamo sempre fatto roba semplice noi, perché non andiamo a incappare nei discorsi, e funziona così, e io penso che sia ancora la via migliore, seguendo le canzoni semplici, la roba che è molto, cioè che piace a tutti, perché tutta la gente ha diritto di recepire questi messaggi folcloristici e robe così. Ma durante le vostre serate quante volte la richiedono? Beh, sì, ancora adesso. Ho suonato a Airolo sabato scorso la festa della birra con i giovani, tra l'altro che c'erano molti giovani, e l'abbiamo fatta tre volte.
cioè, è una cosa, se ti sbagli a dimenticarla, arrivano. E quindi, come ha appena detto Mauro, durante le vostre serate vedete molti giovani. Sì, sono contento di questo, perché malgrado che noi facciamo proprio quasi il liscio puro, la mia orchestra fa il liscio puro, per cui ecco, non è che, perché io vedo anche le altre orchestre italiane che vengono da queste parti adesso, come dire, sono più portati sul latinoamericano, vanno a fare dei ritmi diversi, diciamo, no? Io ho cercato di mantenere la nostra caratteristica di gente nostrana, sì, come dite, sì, anche voi, e con, così, con la canzoncina, come si diceva prima, semplice, che recepisce. Però i giovani, è una bella cosa che vedo i giovani che ci seguono, perché queste feste danno modo di socializzare. Sì, esatto, sì. E Tamara, invece, come ti trovi con questo repertorio? Insomma, mi dicevi che suonavi in una... Sì. In una banda con il fratello quando avevi 18 anni, sì. E non credo che suonavate questo genere di canzoni. Era un gruppo rock, per cui non è che c'entrasse molto con queste canzoni, ma io sono cresciuta con queste, per cui per me è una cosa normale impararle. Quindi hai sempre canticchiate anche, sì, per conto sempre, tuo? Sì, sempre, anche quando andavo a incidere mio papà con Nando. Io andavo, magari li seguivo, per cui io arrivavo a casa e sapevo già la maggior parte delle canzoni, almeno le più belle, sempre. E niente, per me è una cosa naturale, mi piace, anche se a 16-17 anni facevo musica un po' diversa, ma certo, anche tuttora è sempre bello, cioè tutta la musica è bella, ma queste sono canzoni che parlano magari di storie, valori, che magari... canzoni rock, non è che, certo, è tutto un altro genere. Sono molto belle, vedo che qua nel Ticino e anche nei Grigioni, perché devo dire che anche nei Grigioni sono stata molto applaudita, sì sì, mi fanno tutti del... Molto apprezzati. Sì, sì. Abbiamo ancora una telefonata, vediamo chi c'è in linea. Pronto? Allo? Allo? Buongiorno! Con chi parliamo? Con la signora Sara, di Winterthur. La Sara di prima? Sì, la Sara di prima. Volevo congratularmi col signor Bozzetti e la figlia. Una brava, canzone Sara. Magnifica. Grazie, grazie. Fantastici, sono fantastici. Sara, c'è qualche altra canzone che conosce dei Romantici Vagabondi e che le piacerebbe ascoltare oggi? No, ma mi piacciono le canzoni vecchie, le canzoni antiche, quelle mi piacciono tanto. E Amici miei la conosceva? No, questa no, l'ho sentita adesso perché l'ho lasciato ieri e l'altro ieri. Mm-hmm. Ma questa proprio l'ho ascoltata volentieri, sono fantastici, guardi. Brava Sara, del complimento. Grazie. Continui ad ascoltarci perché ce ne dedicheranno altre di belle, sì, canzoni, sì, oggi pomeriggio. Sì, sì, tante, ascolto, anche romantiche. Sono sicura che ascolto. Sì. Grazie. Ancora congratulazioni. Grazie mille. Signora. Arrivederci. Buon pomeriggio, Sara. Grazie altrettanto. Buon pomeriggio. E chiederei magari a Mauro perché ha scelto questo genere di musica così folk popolare. Ma io intanto volevo dire, scusa, volevo dire che fa piacere che dovremmo ancora continuare a cantare Amici miei, perché visto che questa signora non lo sapeva, per cui c'è ancora qualcuno che non lo sa. È ancora una novità per poche persone. Ecco, è una vera novità che c'era qualcuno ancora che no. Dalla tua domanda dirò che... Io ho cominciato nel 69 a fare sta roba. Io abitavo in Ticino quei tempi. Lavoravo qui in Ticino e con il Vittorio Castelnuovo, vostro autore, compositore di canzoni, sì, folcloristiche, io, mia mamma e mio cugino eravamo in Leventina Folk nel 69-70, quegli anni lì. E da allora, beh, a parte che io sono nato in mezzo alle fisarmoniche, alle chitarre, tra mio padre, mio zio, tutta la roba tramandata così. Figlio mia, d'arte. Mamma, mia nonna cantava da Dio, mia mamma lo stesso. Per cui, ecco, è stata una cosa continuativa così. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei, un signora. Un salutone a tutti gli amici miei. Grazie. Ecco, e poi tantissimi complimenti ai Romantici, che sono proprio una fan spatita. Grazie signora, le mandiamo un bacio. Ecco, lo mando anch'io a lei un bacione. Complimenti e tanti auguri per la sua carriera. Grazie, grazie signora. Ecco, e poi mettiamo Paese mio. Paese mio. Paese mio lo facciamo in ultimo. L'abbiamo, sì, in scaletta come penultima canzone, l'ultima è una sorpresa. Ecco, signora, continui a seguirci, tutti. Allora.
la dedico a tutti e a tutti e complimenti ancora. Grazie. Ho sentito anche una cassetta delle canzoni del Lago Maggiore. Brava signora, continui ad ascoltarli. Grazie, arrivederci. Grazie, buon pomeriggio, buongiorno. Buon pomeriggio. Avete inciso una marea di cassette, tra l'altro. Pronto? Pronto, io sono Victoria. Buongiorno Victoria. Io sono la collega di Tamara. Ciao Tamara. Ciao Victoria. Io volevo anche salutare a Rosaria che fa il suo compleanno oggi. Eh sì, allora glieli faccio io gli auguri. Allora, tanti auguri. Con la manina, ciao Rosaria. Ciao Rosaria, ecco. Tanti auguri, un bacione. Dedicheremo a Rosaria la prossima canzone, sì, per il suo compleanno. Allora è tutto. Grazie per aver chiamato. Grazie, ciao. Arrivederci. Ciao. Ciao. Buon pomeriggio. Anche le colleghe ti seguono, Tamara. Mi perseguitano. E allora andiamo con la seconda canzone che dedichiamo a Rosaria con tanti auguri di buon compleanno e poi da Nadia alla famiglia Straite e alla famiglia Bianchi con affetto. E dedichiamo loro una canzone che si intitola... Notti in balera. Notti in balera. Forse un sogno nell'immensità, un canto vola e va, mentre voga il gondolier, lo accompagni tu nel lungo viaggio. Tutti noi, nelle stelle sei sorella tu, oh luna sei per me, amica mia, un eco ti dirà tesor, che vivo sol per te, la melodia che ascolterai è il tuo messaggio. Bravissima.
bravissimi. E come avrà capito il nostro pubblico, questa era Luna Sincera. Notti in Balera sarà la prossima canzone in scaletta. E il telefono continua a squillare. Pronto? Prima gaffe della giornata. Non importa, non è una grave gaffe. Pronto? Pronto? Buongiorno signora. Sì, buongiorno Sara. Da dove ci chiama? Da Castione. E il suo nome? Ecco, Alice. Alice, ha già seguito i Romantici Vagabondi dal vivo? Senta, io vorrei appunto complimentarmi con loro, perché io ne ho soltanto purtroppo due cassette e vorrei sapere se ci sono tante in giro che si può comprare. Signora, intanto la ringrazio per i complimenti. Poi io le dirò che vorrei dire che sulle bancarelle ticinesi le dovrebbe trovare tutte. Si trovano? Sì, sì. E avete ultimamente, avete magari inciso... Certo, diciamo. Ma all'ultima è uscita circa un anno fa, che però appunto, come dicevo prima, stiamo preparando qualcosa per l'inverno. E però siamo già a 17-18 di serie, più 3 o 4 così, ecco, che ce ne sono, per cui ne ha da sbizzarrirsi, signora. Sì, oppure... perché ce ne sono due, quella Cimitero delle Rose, che è bellissimo, né? Ma io devo sgridare, perché sei rimasta a quei tempi, se parliamo degli anni 80, signora. No, ecco, ma io, è quello che ho trovato, il negozio, purtroppo. Oh. E poi c'è quell'altro che è molto più recente, che c'è su Amici Miei. Ho capito. Sì. Ho capito. E poi io conosco un parente del signore, dei Romantici Vagabondi. Mio parente. Che ecco. Chiama Ezio, forse si ricorda. Ah, sì, sì, un mio parente che lavora lì a Castione. Sì, sì. Della Valtellina. Esatto, sì. Ecco. Signora, allora ma oggi ascolti le altre canzoni e poi domani si precipiti in un negozio di dischi e richieda. Senz'altro. Ci sono anche i CD. È la prima cosa che faccio domani mattina. E ancora tanti, tanti complimenti. Ne? Grazie. Grazie, signora. Continuate così, così, con quelle belle canzoni orecchiabili. Ne? Molto bene. Grazie, signora. Grazie. Arrivederci. Buona giornata a lei, signora. Ne approfitto per precisare che l'ultimo CD che avete inciso circa un anno fa è già con la nuova formazione, sì, dei, sì, Vagabondi, sì. Quindi sentiamo la voce di Tamara. Di Tamara, sì, esatto. Sì. Mauro mi raccontava che allora hai iniziato con il Leventina Folk. Con il Leventina Folk nel 69-70. Io, mia madre, come ripeto, è Vittorio Castelnuovo, e mio cugino Alfredo, che adesso è tuttora nei Valtellina Folk, perché poi già allora... Valtellina Folk? Sì, allora, no, ma allora ci chiamavamo Valtellina Folk in Italia. Valtellina. Era tutto un discorso commerciale. E invece in Ticino sì, ci si chiamava Leventina Folk. Mi sembra chiaro. È un'immagine tutta particolare. Però le canzoni, bene o male, erano quelle, no? E poi Castelduomo aveva fatto anche delle canzoni per noi, ha fatto la Valtellina, ha fatto diverse canzoni che noi abbiamo inciso a quei tempi. Infatti le abbiamo fatte passare una l'altro giorno con Antonio Pelli della radio Rete 1, il Sirio, che è una vecchia canzone, una storia del famoso Sirio, e l'abbiamo fatta passare, c'era la voce di mia mamma ancora, vecchi però, ricordi, che soddisfazione, così. Sì, davvero sì. E infatti alla radio con la trasmissione di Antonio Pelli sentiamo spesso Amici Miei, sì, una delle, sì, vostre canzoni. E i Romantici Vagabondi quando sono arrivati? Come sono nati? Dunque, i Romantici Vagabondi, io ho lavorato qua, poi sono ritornato in Valtellina, avevo un ristorante in un paese lì vicino a Morvegno, in Bassa Valtellina, e avevo una saletta da ballo che tutti i sabati si ballava con l'orchestrina. Nando Piva aveva un'orchestra che si chiamava La Vera Valtellina. E così li facevo venire a suonare, come tanti altri gruppettini così. E ho conosciuto questo Nando, poi anch'io che avevo smesso momentaneamente di cantare perché dovevo fare altri lavori. Doveva lavorare. Esatto. E niente, ho conosciuto Nando, abbiamo visto che le voci, così, canticchiando così, si impastavano bene tra di loro. E niente, io avevo una canzone sotto mano che era il famoso Gondoliere, che ha fatto anche lui la sua storia. Il Venezia rassomiglia, cioè quella lì. Che non conosco purtroppo. Non conosci, peccato. Comunque era sulla cassetta numero uno, se ho occasione te la farò avere. Grazie. E niente, abbiamo messo assieme sta roba qua. Poi col Vaninetti, che anche quello ha l'occhio anche l'orecchio pronto, ha messo assieme questo duo. Ecco, li ha chiamati così, Romantici Vagabondi, e niente, da lì sono nati i Romantici Vagabondi, dall'80, che il 1980, che poi... Da lì via si è sempre continuati più o meno un'incisione all'anno, ecco, una cassettina all'anno, che poi sono subentrati i CD. Fino ad arrivare ad una bella collezione, sì. Sì. Vogliamo ancora sentirvi cantare, la prossima canzone anche è stata abbinata a delle dediche.
Notti in balera, la prossima canzone che ci dedicano i Romantici Vagabondi, e hanno telefonato la mamma Viviana e il papà Mario, vogliono fare tanti auguri di buon compleanno al figlio Michele. E poi abbiamo anche per i 20 anni di matrimonio di Giacinta, auguri da papà e mamma. Allora ecco a voi i Romantici Vagabondi con Notti in balera. Le cala dietro la collina, la settimana di lavoro è finita, pieno di benzina, accelero e via, si torna a casa dove c'è amore e vita, l'autoradio ha il power a picco, lo speaker annuncia, stasera in valle si balla. Brindando all'amicizia e all'amore. Eh sì. E questo il paroliere, posso dire? Sì, certo. Il paroliere è il signor Serafino Valinetti, che è il nostro produttore, il Van Disc di Lugano. Gli devo fare un po' di pubblicità anche a lui, perché certo, senz'altro. Tra l'altro stavo pensando, se avessimo qui una sala da ballo, si riempirebbe di persone che... Sì, andrebbe anche bene. Andrebbe anche bene, io spero che il pubblico a casa ne approfitti se ne ha l'occasione. Speriamo. Mi chiedevo come è fatta Mara a conciliare il lavoro, gli impegni con i Romantici Vagabondi e la tua vita privata. Ma sì, riesco a fare tutto. Riesci, meno male. Sì, sì. Un po' grazie al mio datore di lavoro,
perché a quanto pare ha capito, mi lascia quando sa che ho serate da fare anche il sabato e la domenica, perché insomma una cameriera dovrebbe lavorare anche i festivi. Invece è già un lavoro impegnativo, sì, sì. Sì, no, anche quest'estate ho fatto un sacco di serate e mi ha lasciato, anzi sono tutti contenti, anzi approfitto per salutarlo. Mm-hmm. Al ristorante Hotel Groven, un saluto a tutti, sì, arriverò presto. Che continui ad essere così comprensivo. Sì, eh? Sì, sì. Gli dedichiamo una canzone? Ma certo. Vi faccio subito cantare ancora Voglia di te, la prossima canzone, un brano romantico. E abbiamo una dedica, auguri per il 17 di ottobre a Claudia e Mario da tutti i parenti stretti. E allora i romantici vagabondi ci cantano Voglia di te.
voglia dei romantici vagabondi. Grazie. Resteranno ancora con noi, quindi continuate a telefonare per le vostre richieste musicali oppure per far loro i complimenti. Adesso però è il momento di cedere la linea a Your Milano con Ricordi. A dopo. Grazie. Ben ritrovati in nostra compagnia dei romantici vagabondi che abbiamo la fortuna di avere ancora con noi per un quarto d'ora abbondante. Siamo stati sommersi dalle telefonate anche durante Ricordi, tante persone hanno chiamato per delle dediche e molti telespettatori dalla Svizzera romanda e dalla Svizzera interna hanno telefonato chiedendo dove è possibile acquistare le vostre cassette e i vostri CD. Non c'è un punto di vendita preciso, ma Mauro mi suggeriva di indirizzarvi alle edizioni musicali Van Disc Bel Video, Corso Pestalozzi 10, Lugano. C'è un numero di telefono che è il 922 75 91, oppure il numero di fax è il 923 68 54. Quindi ha visto quante richieste, Mauro? Bene, bene. E allora, prima di sentirvi cantare ancora la prossima canzone, vorrei dirvi che vi arrivano tanti saluti da parte di Dante e degli amici del Ticino e da parte di Andrea, che vi ringraziano per la bellissima serata a Berna. Grazie. Poi tanti saluti a Mauro e a Tamara da parte di Dora e da parte di tutti i fans della Leventina, che sono molti. Grazie. Complimenti per la canzone, amici miei. E poi passiamo invece alle dediche per la prossima canzone che state per proporci, che è Vado dritto al cuore. Allora, andiamo con ordine. I nipotini di Rivera, Jan e Nadia, fanno tanti auguri a nonna Sofia per i suoi 50 anni ed anche agli zii Maria e Silvio per i 30 anni di matrimonio. Poi abbiamo ancora per Vado dritto al cuore, tanti auguri per il primo anno a Nicolò di San Pietro di Stabio dai nonni a Vira Gambarogno. Ma non è finita, per i 29 anni di matrimonio Doris dedica al marito Franco con tanto amore Vado dritto al cuore. E poi abbiamo anche la signora Prima da Polleggio, che è la mamma di Mauro e Tamara, vi saluta. Ciao mamma. Ciao nonna. Ciao nonna, sì. E poi tanti salutoni anche da parte di Daniele di Bombinasco. Sì, amico Daniele del ristorante Giardino di Bombinasco. E sì. Ne avete di amici. Ciao Daniele. Salutoni. Allora, a tutti dedichiamo Vado dritto al cuore dei romantici vagabondi. Hanno detto che io sono un Don Giovanni e amo solo divertirmi con la prima che ci sta. Che per me l'amore è solo un passatempo, la passione di un momento finché c'è la novità. Certamente anch'io non sono un santo, ma difendo la mia dignità. E quando sono innamorato io credo alla mia libertà e vado dritto al cuore, io vado dritto al cuore. Se scoppia un sentimento e mi rimane dentro è solamente amore e vado dritto al cuore, io vado dritto al cuore. Sincero fino in fondo, non puoi trovare al mondo un altro come me. Se l'amore è un'avventura colorata, ogni giorno della vita voglio viverlo con te. E se sbaglio non avrò ripensamenti, vado avanti, stringo i denti, basta che tu sia con me. Tu hai cambiato questo vagabondo, colorando il mondo di poesia, e adesso sono innamorato, sei solo tu la vita mia. E vado dritto al cuore, io vado dritto al cuore, se scoprirò
sia un sentimento e mi rimane dentro, è solamente amore, e vado dritto al cuore, io vado dritto al cuore, sincero fino in fondo, non puoi trovare al mondo un altro come me. Potremmo trovare un altro gruppo come i Romantici Vagabondi che fanno esplodere il nostro centralino. Le telefonate continuano veramente ad arrivare e c'è Fabio D'Avegno che vorrebbe sapere il perché di questo nome, perché Romantici Vagabondi? Ma diciamo che Romantici sarebbe per la musica che facciamo, che in linea di massima sono tutte canzoni romantiche. E Vagabondi lo dice la parola, perché cioè, girano, perché si non gira si fermano sempre, mai si diventa che adesso io direi che siamo più vagabondi che romantici. Sì. E quindi Fabio vuole sapere se i Romantici Vagabondi arriveranno a Vegno. Vegno mi sfugge dov'è, scusami la geografia, ma esattamente Vegno, non sono in Maggio, è nella Valle Maggia. Spero di andare a ritornare a far carnevale come ho fatto a Someo, però ho fatto carnevale. Quindi magari nel periodo di carnevale. E spero di farlo anche l'anno prossimo. Benissimo. Intanto io mi sto distraendo per far ordine in queste dediche, le abbineremo alle prossime canzoni. Mi chiedevo che effetto vi fa stare qui davanti a tre telecamere senza il vero pubblico, visto che siete abituati. Magari lo chiedo a Tamara. Un altro effetto. Ma no, a parte che la gente che c'è qua ci tiene sul morale, vedo che applaudono alla fine, per cui è quasi come essere in mezzo al pubblico. Quindi vi trovate comunque bene. Sì. Ma quando siete in mezzo al pubblico come venite accolti? Stabilite un contatto con chi sta sotto il palco? Ma sì, c'è sempre... Io ho un'accoglienza sempre... Devo ringraziare tutti perché è molto calorosa, e anzi di sovente io scendo anche con il microfono e vado in mezzo a... Magari c'è una canzone che è così particolare come L'Amici Miei o come anche, non so, Chiesetta al Monte, sono canzoni che vanno molto a ruba, e allora scendo in mezzo agli amici, magari al bar, e faccio cantare tutti assieme, cioè diventa un'amicizia vera col pubblico, ecco. E poi Mauro, voi fate ballare tutti, ma siete dei bravi ballerini? Beh, ci arrangiamo, tutte e due. Sì. Sì. Una volta ho imparato a far poco altro, ma ballavo bene da giovane, dopo si è smesso un po'. Siete pronti a cantare la prossima canzone? Come no, questa è una canzone da solista, è una canzone che dedico a tutti i paesani, perché si intitola Paese Mio, però anche cittadini, perché ognuno la dovrebbe cantare per il proprio paese, perché le parole sono molto belle. Si intitola Paese Mio, è dello stesso autore dell'Amici Miei, Piero Montanaro, di un italiano di Asti. Molti la conoscono perché abbiamo un'altra sfilza di dediche. Allora iniziamo da Gemma, che dedica Paese Mio al gruppo Giardinieri di Lugano. Poi abbiamo dalla signora Fede al genero Michele di Montecarasso. Tanti auguri per il suo compleanno e tanti saluti ai Romantici Vagabondi. Grazie. Daniela da Berna dedica questa canzone alla mamma Caterina con tanto affetto. E poi abbiamo... Enni Dall'Osone che vi saluta e dice che proprio oggi ha comprato l'ultima vostra cassetta, benissimo, i Tanghi, grazie. Che è molto bella. E ancora per le dediche abbiamo Nuccia da Bülach che dedica questa canzone a mamma Nina con tanti auguri per i suoi 89 anni. Allora tanti auguri e un abbraccio anche da parte mia, perché mamma Nina è anche una mia zia. E poi andiamo avanti, no, queste altre canzoni, sì, ne abbiamo ancora un'altra, da Sandra, con tantissimo affetto alla mamma Maria e al papà Angelo. Allora a tutti voi, Paese Mio, i Romantici Vagabondi. Paese Mio,
sei presente in me, con le montagne e la sua gente, il tuo castello ha secoli di storia, di gente povera e senza gloria. Paese mio, una sola osteria, con la sua chiesa e i bimbi nella via, le sue panchine, il fresco della sera, odor di fieno a primavera. Canterò questi paesi miei, poeta di una gente così amara verso me, se ancora canterò oppure sognerò per le lontane dove i sogni miei realizzerò. Amata terra mia, tu non mandarmi via, paese sei un'isola di sogni in mezzo al mare. Paese mio, con la tua festa in piazza, il vino buono e l'età mia che passa, il primo amore, gli amici, le illusioni, le prime gioie, le delusioni. Paese mio, sei diventato poesia, cantando ricordi e nostalgia. Paese di beghe invidieliti, per una pianta o 10 viti. Canterò questi paesi miei, poeta di una gente così amara verso me, se ancora canterò oppure sognerò per le lontane dove i sogni miei realizzerò. Amata terra mia, tu non mandarmi via, paese sei un'isola di sogni in mezzo al mare. Amata terra mia, tu non mandarmi via, paese sei un'isola di sogni in mezzo al mare. Amata terra mia, tu non mandarmi via, paese sei un'isola di sogni in mezzo al mare. Una bella canzone che dimostra un attaccamento al proprio paese. Sì, bellissima questa canzone, mi piace, la faccio sempre anche in orchestra perché mi piace da morire questa canzone. Voi venite dalla Valtellina? Sì, siamo dalla Bassa Valtellina, vicino Morbè, di Bema, esattamente, un paese si chiama Bema che confondiamo ogni tanto con Berna. Dove si mangiano i buoni pizzoccheri? I pizzoccheri, la polenta taragna, i chat, tutte le specialità valtellinesi, il formaggio bitto che lo abbiamo anche noi, perché voi in Leventina avete quello buono, però anche noi... Il formaggio abbiamo, bitto? Sì. Sì, è rinomato. E adesso ci sarà anche la sagra, in questi giorni ci sarà stato, ci sarà la sagra del formaggio bitto, che io ero assente comunque. No? Quindi è un goloso il papà, mi sembra di capire, una buona forchetta. Sì, non solo lui, oramai lo sanno tutti. Da buon paesano. Preso dal papà. Sì, sì, si gusta la roba nostrana, insomma, ecco. Abbiamo parlato delle vostre cassette, dei CD, possiamo dire che comunque c'è anche un libro con i testi delle vostre sì. canzoni. L'anno scorso è uscito questo libro qua, che così ci chiedevano i testi e le canzoni, e allora noi abbiamo pensato di fare il libro, e vabbè, più o meno contiene, forse non precisamente tutto, però quasi tutto il nostro repertorio. Il vostro repertorio.
Per noi il tempo a disposizione è terminato, è stato comunque un pomeriggio veramente piacevole quello trascorso con voi. È arrivato il momento di salutarvi, prima diamo spazio ancora a queste dediche, le leggo velocemente sperando di non dimenticare nessuno, semmai perdonatemi. Da Daria di Arogno a Franco, Luca, Francesca, Kevin, Brian e Damiano, la canzone Amici miei che tra poco ascolteremo in una versione speciale. Poi Monica di Cama allo zio Moreno dedica questa canzone allo zio per il suo compleanno. Poi abbiamo anche Amici miei al marito Emilio da Maria. Tanti saluti da Cinzia e da Maria per voi. Grazie. E poi abbiamo Alessia che dedica alla nonna Edvige di Rivera, Amici miei. Canzone anche dedicata da Carmen di Crana a tutti i coetanei della classe 1939. E con le dediche ho terminato, ma non con la musica. Ora ascoltiamo i Romantici Vagabondi con Amici miei in una versione speciale. Sì, devo dire due parole perché è una versione metà canzone e così è dedicata alla Rete 1 vostra certo, così, la Radio Svizzera Rete 1, la Radio Svizzera Italiana, sì, che ha fatto una festa a Giubiasco qualche mese fa, esatto, l'anno scorso per l'esattezza, e così abbiamo dedicato queste parole che poi nel tempo è stata scritta tutta sulla radio, che però in questo momento la cantiamo solo un pezzettino. Un Amici miei per la Rete 1, ma non è detto che prossimamente richiederemo anche noi una versione speciale di Amici miei per la televisione. Volentieri. Intanto vi ringrazio, vi saluto e non si sa mai, alla prossima io oserei dirvi. Una parola, adesso l'abbiamo scritta in collaborazione con una mia conoscente amica, una panzera romana, ha tradotto tutto l'Amici miei in dialetto ticinese, anche su collaborazione con l'Antonio Pelli della radio, che ne abbiamo parlato e abbiamo detto questa canzone la fanno tutte le lingue e perché non farla in ticinese? Adesso certo, vedremo, anche in dialetto allora. Vedremo di farla anche in ticinese. Allora vi lascio cantare, intanto ricordo ai ragazzi che subito dopo partirà l'animazione di C'era una volta l'esploratore, questo episodio si intitola Eric il Rosso, ma ora ecco a voi Amici miei con i Romantici Vagabondi. Quando ti prende la malinconia, pensa che c'è qualcuno accanto a te. Vivere non è sempre poesia, quante domande senza un perché, ma l'amicizia sai è una ricchezza, è un tesoro che questa tua tristezza. Canta con noi, la tristezza passerà. Forza ragazzi! Amici miei, sempre pronti a dar la mano, da vicino e da lontano, questi sono gli amici miei. Amici miei, pochi e veri amici miei, mai da solo in mezzo ai guai, questi sono gli amici miei. Quando ritorna la malinconia, pensa che c'è una radio accanto a te. Vivere non è sempre poesia, quante domande senza un perché. Parete uno sai e compagnia, è un'amica sempre accanto a te. Con amicizia e tanta alegria.
vicino ed altro.